Amici di Fuori Target, siete collegati con telepatti.it e naturalmente ci troviamo nella città di Patti, dove quest'oggi parte un progetto. Pensate un po', un progetto che riguarda le strade, le rotte del vino, terra del Tindari. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Nicolas Gatti, produttore vinicolo qui a, diciamo, Librizzi, non Patti esattamente, perché lei produce in territorio di Librizzi? Io produco in territorio di Librizzi, abito a Patti, l'azienda legale è Patti e mi trovo qui in Italia dal 2003 in questa nuova attività che mi ho appassionato da morire e quindi produco del vino. Ora, un'attività che comunque già è abbastanza conosciuta anche all'estero. Sì, abbiamo avuto la fortuna di essere presenti all'estero, anche vinto dei premi e quindi questo ci dà la forza per andare avanti con i prodotti del territorio, che sono eccellenti. Dunque, per questo progetto che il Comune di Patti insieme agli altri comuni vorrà adesso realizzare, lei potrebbe rappresentare davvero una grande forza? Penso che insieme alle altre senza dubbio, perché se facciamo i numeri, il comprensorio, quello che è superficie e in superficie abitata è quello che più ha, quindi dovremmo essere noi quello che facciamo strada in funzione del territorio. Anzi, vi do una novità, fra 6 mesi uscirà il primo spumante metodo classico della provincia di Messina, prodotto fatto tutto nel territorio, che mi auguro che sia un prodotto che possa piacere alle persone. Ma allora questo progetto lei crede fortemente? Davvero potrà andare in porto? Sì, assolutamente, se no non l'avrei fatto. Ci credo senza nessun dubbio, perché il territorio produce, come ho detto prima, delle cose eccellenti. Grazie. Prego. Ed anche la casa vinicola Gaglio Vignaioli, presente nel territorio tra, diciamo, Scala ed Oliveri, possiamo, ecco, identificare questo il territorio, quest'oggi qui per un progetto importante, vorrebbe partire questa sera, per quanto tempo ancora, ci credete in tutto ciò? Buonasera, intanto noi ci crediamo fortemente, abbiamo sempre, io personalmente ho fatto del marketing territoriale il leitmotiv trainante di tutta l'identità aziendale. Io credo che viviamo in un posto unico al mondo, in un posto meraviglioso, ricco di storia, di cultura, di tradizione e pertanto la strada del vino che si è appena costituita farà sicuramente da volano per uno sviluppo turistico e non gastronomico di questa zona. Il vostro vino è comunque già affermatissimo sia a livello nazionale che internazionale. Cosa potrà dare allora ancora di più al nostro territorio che forse è stato un po' penalizzato in passato? Beh, noi abbiamo sempre fatto il mio meglio, io non perdo mai occasione di ricordare che alla base del grande successo della mia azienda c'è un lavoro di squadra, c'è un lavoro di squadra di tante persone che da generazioni si impegnano con dedizione a portare avanti la cultura di Gaglio Vignaioli, che è la cultura di un modo di fare vino e di fare impresa sana in questo territorio compreso tra Scala e Tindari. E noi speriamo di fare del nostro meglio, di dare il nostro contributo affinché la zona di Patti abbia i riconoscimenti che merita a livello internazionale, a livello nazionale, per iniziare. Grazie. E l'azienda produttrice vinicola Furneri non poteva mancare a questo appuntamento che a quanto pare lei ci crede oppure no? Un progetto questo che potrà andare sicuramente a buon fine? Senta, i progetti tutti possono andare a buon fine. Principalmente dobbiamo essere noi produttori a mettercela tutta, prima nella qualità del prodotto, nel prezzo e nel seguire bene i nostri clienti. Poi i nostri politici, sindaci e assessori vari che ci hanno dato questa opportunità di fare queste strade del vino nel comune di Patti, che le strade del vino sono una cosa difficile, ma con buona volontà e con quello che abbiamo noi nelle nostre aziende possiamo fare tante cose. Da quanto tempo produce vino? Io produco vino di una vita, perché l'industria del marmo è stata quella trainante nelle costruzioni, ma il vino è rimasto sempre l'agricoltura nel nostro cuore, nei nostri intenti, insomma, di essere sempre presente, perché non è una cosa che possiamo abbandonare. Ma secondo lei il nostro vino è stato sempre un po' ristretto, non ha avuto questo largo raggio?
Senta, c'è stato un passaggio del 2000, fino al 2000 si faceva un vino normale, comune, miscelati, vitigni diversi. Dal 2000 in poi abbiamo studiato con la CIA di Milazzo e le cantine di tutta la zona della provincia di Messina di fare il Mamertino. Il 11 settembre 2004 abbiamo ottenuto il decreto ministeriale di questo DOC, che sarebbe questo Mamertino rosso nero d'Avola. Questo è un DOC. E per giunta nella mia azienda si produce rigorosamente biologico, sotto azoto per non mettere solfiti, quindi è un vino, anche se ha 13-14 gradi, nessun problema alla testa e allo stomaco. Anche Antica Tindari presente questa sera in questo progetto studiato attentamente nei minimi particolari, supportato soprattutto da tanti comuni, abbiamo visto Patti, Montagna Reale, Librizzi, San Piero Patti, lei crede anche in ciò oppure ha qualche perplessità? No, assolutamente, secondo me è un'ottima iniziativa, finalmente almeno io personalmente, la mia azienda e penso anche tutti noi produttori ci sentiamo coinvolti, è una cosa bellissima, speriamo di continuare su questa strada perché secondo me è l'unico modo per portare tanti turisti qua, catturarli, coccolarceli e farli ritornare. Come si può fare allora? Allora, secondo me un po' bisogna lavorare perché bisogna avere dei servizi, è giusto portare il turismo qua, però dobbiamo anche dare dei servizi perché è importante farli ritornare, per cui il sindaco è molto sensibile su questo tema e sicuramente il comune farà molto, noi produttori, anch'io mi ci metto con loro, faremo tutto quello che possiamo fare per aiutarli perché qui abbiamo bisogno di rendere questo territorio più visibile e ce la metteremo tutti qua. E allora se prima mancavano le idee adesso ci sono, mancavano gli strumenti, questo potrebbe essere il vino come strumento? È uno dei strumenti sicuramente, il vino è anche poesia e anche arte, per cui il vino è anch'esso un modo per attirare del turismo, fa la sua parte, è una parte importante e noi dobbiamo crederci così come crediamo in questo territorio. Ma in effetti il territorio di Patti e tutto il suo Interland presenta dei vigneti davvero DOC? Sì, abbiamo una chicca, riscoperta fortunatamente perché noi produttori ci crediamo, è duro lavoro ma ci mettiamo tanta passione, tanto amore in quello che facciamo, ci crediamo e pensiamo che il vino sicuramente farà una parte importante per portare il turismo, per rendere più visibile questo territorio e per aiutare anche l'economia, perché no? Sindaco, si parlava con gli organizzatori di un nuovo scenario che si prospetta per questi prodotti del nostro territorio che magari in passato non sono stati mai valorizzati ma che adesso forse c'è l'opportunità. Sì, una grande occasione di valorizzare non solo i prodotti ma tutto il territorio di cui i prodotti sono espressione. Io credo che chi voglia conoscere il nostro territorio, oltre a visitare i luoghi di interesse, le nostre spiagge, le nostre eccellenze architettoniche, debba assaggiare i nostri vini, i nostri prodotti tipici che portano in sé l'essenza della nostra gente, del nostro territorio. Questo strumento è un modo per favorire questa esperienza di conoscenza di tutto quanto il territorio. Il mio apprezzamento va al dottore Nino Miragliotta che si è voluto spendere su questa iniziativa, agli altri sindaci del territorio che hanno aderito con grande entusiasmo e grande spirito di collaborazione, naturalmente ai produttori affermati già a livello nazionale e non solo, che portano in alto il nome del nostro territorio e che con la loro passione e il loro lavoro davvero danno una grande mano alla nostra economia. Quindi Patti, allora non solo cultura, magari non solo spiaggia, ma ha bisogno anche di questo volano per il turismo? Assolutamente sì, un'offerta a 360 gradi, come dicevo prima, chi vuol comprendere davvero Patti ed il suo territorio, il suo Interland, non può fare a meno di assaggiare anche i nostri vini di eccellenza.